Immagino che le due persone crocifisse insieme a Gesù nella loro vita avessero commesso un po' di tutto: omicidio, imbrogli, rapine, ladrocini, e per questo sono stati condannati. E credevo che almeno in un punto di morte si sarebbero ravveduti, confessando le loro riprovevoli azioni. Invece no, tutt'altro. Uno grida: non sei tu il Cristo? E allora salvami. L'altro addirittura continua a rubare e a rapinare. Non ha perduto il vizio, neanche attaccato ad una croce. In verità ti dico, oggi sarai con me nel mio regno. È riuscito cioè a rubare il paradiso con un semplice ricordati di me. È riuscito a rapinare la vita e il regno. Nonostante gli occhi fossero intrisi di sangue, ha riconosciuto in quell'uomo che gli stava accanto un re e un futuro. Gesù gli trasmette fiducia, trasformata in speranza e poi sfociata in certezza. E chi era un re l'ha scoperto non leggendo la scritta sulla croce, ma leggendo gli occhi e il volto di Cristo. Un re che ha come trono una croce e come corona un intreccio di spine. Un re servo di uomini e donne per ridare dignità a tutti. Leggiamo nel prefazio della Santa Messa: nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio ospite e pellegrino in mezzo a noi per fare di tutte le nazioni un solo popolo che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli e come statuto il precetto dell'amore. Fiero ed orgoglioso, Signore, di far parte di questo tuo regno. Cristo è il